Allora, Nino Castorina, dirigente dei Giovani Democratici, quindi un ruolo politico importante, ci diamo del tu, la tua presenza a Roccaforte del Greco adesso è assidua, quindi evidentemente hai a cuore quelle che sono le sorti del paese, ma soprattutto hai a cuore quella che può essere l'apertura a un dialogo. Questo è molto importante, già due convegni nel giro di qualche mese non è cosa da poco a Roccaforte del Greco, e quindi partendo da qua? Sicuramente c'è la volontà da parte mia, ma da parte di tanti amici e compagni, di fare un lavoro nell'intera area grecanica, un lavoro di ripristino della democrazia, un lavoro che porterà sicuramente, insomma, all'impegno delle migliori energie, delle migliori risorse, affinché questo paese, l'intera zona, possa rivivere una vitalità dispersa. Questo penso che è il senso nobile dell'impegno di tanti amici, di tante persone che hanno a cuore le sorti di Roccaforte, che vogliono realmente bene a questo paese e che ritengono sia necessario e imprescindibile far rivivere una vitalità dispersa. L'impegno politico di Nino Castorina nei confronti di Roccaforte del Greco c'è e ci sarà? L'impegno politico di Nino Castorina è al servizio di un progetto dove ci sono tanti amici e tante persone che insieme individueranno quello che è il percorso migliore per questa comunità e per questa zona. Grazie.